Cos'è che è caduto dall'altra parte? Dio, 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 Dio. Ciao, giovinotti sempreverdi. Oggi, domenica 5 dicembre 2015, sono venuto qua. Sentite le macchine? Sono proprio attaccati alla strada. Sfortunatamente per me, dato che sono reduce da una serata di ieri sera che ho suonato con dei ragazzi, facciamo rock and roll, purtroppo non è mattina presto come mia abitudine. Lo sapete, la mia abitudine è andare presto via, mattina presto. Sono le 3 meno 5 di pomeriggio. Adesso io, perché dove vivo io è tutta campagna, adesso io ho in mente di fare una cosa diversa, ovvero andare non dove ci sono le strade, perché non è una teoria, è una cosa che voglio provare io. Teoria io non ne faccio di teoria, però dico, sulle strade passa la gente. La gente, in quanto genere umano, in quanto zozzo, butta tutta la merda possibile e immaginabile, lattine, pacchetti di sigarette, cazzi vari, no? E qui invece, sì, logico, anche qui passeranno quelli col trattore, adesso non so, col cane, non lo so, e buttano in giro tutta la merda possibile e immaginabile, però logicamente molto meno, cioè c'è molto meno possibilità. O comunque, se c'è della merda, che sicuramente ci sarà, ce ne sarà meno che in un campo arato, piuttosto che in un campo, come si chiama, in un campo appunto con alberi e balevari. Che sappia io, qui di battaglie non ce ne sono state, quindi la militare, per dire, lasciamola, dimentichiamocela per oggi. Però sai, visto che ho trovato un ventesimo di, venticentesimi di lire, quindi insomma, nel senso, qui la gente c'è passata, ecco. Vabbè, ci mancherebbe, la gente sarà passata dappertutto, ma come, mamma mia, sto dicendo una marea di cazzate, sarà meglio spegnere, va. Dai, va là. Andiamo, proviamo un po' andare lì. Discriminando il ferro. Non è male come suono. Muffin? Chi ti vuole un muffin? Un muffin? Io chiedo sempre. Ho anche tirato via l'anello. L'ho tirato fuori? Ma va, possibile. Pezzo di ferro. Stava a fanculo ti e tutti quanti qui come ti. Diciamo che se vedete questo video è perché ho trovato qualcosa di interessante, se non lo vedete è perché non lo monto neanche. Qui siamo vicino a due alberelli, vedete? Io mi immagino magari gente che veniva qua, si sedeva, che cazzo, non so. Cioè, bisogna immaginarsi un po' tutto, no? Nelle zone che non sono di WW2. Cioè, nelle zone di WW2 ti immagini che la gente sparava, quindi i proiettili andavano ovunque. Se c'erano dei combattimenti corpo a corpo, cazzo, lì si perdeva di ogni, e chi ha la fortuna
nel senso storico, di vivere in una zona dove ci sono state delle battaglie. Sì, ciao. Dicevo, al pallino del metal detector ha già vinto in casa. Invece c'è gente come me che deve prendere a farsi miliardi di chilometri perché da queste parti si trova, come vedete, solo della merda. Anniversario, il 20°. Allora, vediamo un po', anche se cazzo mi ricordavo che c'erano, cioè scusate, sono un po' dislessico, mi ricordavo lì che invece di quelle pianticelle lì, mi ricordavo c'erano degli alberi alti. Io saluto tutti i miei amici metal detectoristi dei vari forum che tirano fuori monete anche per me. Allora, sempre appena dopo Relic e a 3/4 di discriminazione. No, troppo. Discriminazione alle ore 2. Puoi andare in mezzo perché qui c'è solo Ruder. Questo è buono, questo è piccolo e non suona affatto male. E qua. E essendo in riva, altro non può essere che mettetevi nel culo sti chiodi. Cioè, dire che quando ho trovato quella monetina là, non era proprio in fondo, eh. Aia, che cazzo. Che le spine. No? Ah, cos'è? Guarda un po'. Ma mi sa tanto di un rudo anche questo. Vabbè. Sempre con sensibilità o potenza su relic pieno e discriminazione alle ore 2.
come al solito si sta scurendo. Ricordo che c'è anche l'amico trattore nella campagna di là, e qui suonava. Senti com'è bello il suono? Però io gli abbasso la sensibilità. È sempre bello se lo discrimino tutto. Il suono comincia a abbassarsi. Questo invece discriminandolo a, cioè di sensibilità o potenza a metà su nugget e discriminazione a meno un quarto, è alle 15 dell'orologio. Mettendolo su foil, la segna qua. Allora, vai. Cazzo, ma anche il 50 franc, dai, dopo vado via. Vado via con te, dai. Vabbè. Essere pessimisti non aiuta, essere ottimisti ancora meno. A me qua. Oh signor, una moneta! Boom, baby! No. Bene, sono contento, chissà che cos'è. Pin. Bene. Allora sentite, io vado avanti ancora un po'. Altro che trovo la moneta vado via contento, trovo la moneta vado avanti. Dunque, su questo montone, su questi due rami mi segna, e ricordiamo che ora la discriminazione è a relic. No, scusate, la sensibilità è su Relic, quindi alle ore 3, e la sensibilità, vaffanculo, e la discriminazione è su Foil. Però mettiamo almeno le due, va. Infatti, no, suona. Se aumento la discriminazione, non suona più. Sentite? Toc. Alle 3. Qua. Allora, avendo avuto su degli alberi lì, dei rametti, probabilmente è qua da parecchio, perché magari li ha fermati questi rametti qua, che sono qua da un bel po' a giudicare da... E questa terra è davvero dura. Non c'è più, basta. Ma come? Tac.
Allora. Sì. Oh signor. Signori, un'altra moneta. Oh signor, guarda. Guarda com'è piccola. Guarda com'è piccola. Guarda com'è piccola. Bravo EDS. Più le cose sono piccole, più me le trovi. Metti in berta, via. Pecci, giovani, ciao, sono fare un attimino il pre-resoconto della caccia. Allora, sono arrivato qua alle 3, sono le 4.37, un'oretta e mezzo qua ai campi, qui, qua. La cosa fa ridere perché capita di fare 200-300 km per trovare un 500 lire. Ho fatto mezzo chilometro, ho trovato queste due monete, di cui una, adesso non vorrei dire una stronzata, ma sembra abbastanza tenuta bene e sembra quasi in argento. L'altra invece è minuscola, veramente proprio piccola l'altra, e devo vedere che cos'è. E logicamente oltre agli altri chiodi, merde varie, vabbè, sapete che io con i chiodi ho un ottimo rapporto, quindi mi vogliono bene perché mi saltano sempre fuori. Adesso... della bocca secca. Adesso vado a casa e niente, tiro fuori quello che ho trovato e vi faccio vedere. Domani, che è il, beh, per voi sarà un altro giorno, però dico, domani sarà il 6, domenica 6, e passerò qua, mi sa, qui o appena avanti, comunque mi sa che torno, perché comunque la zona è buona. Da quanto ho visto non c'è zona buona o zona cattiva, c'è sicuramente zona migliore, tipo posti dove ci sono state delle guerre, delle battaglie medievali, seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale, su Monte Grappa tipo, ma campagna, come ho detto prima, può essere un terno all'otto. Cioè, guardate me, sono venuto qua, ho detto ma sì, provo lì. Ho tirato su due monete, io sono contentissimo, perciò a mio avviso ogni posto è buono, però come già detto 20 volte prima, non c'è 20 senza 21, secondo me l'idea migliore, secondo tutti, ma ci sono arrivato io anche, la cosa migliore è scavare proprio all'interno delle campagne. Se scavate in stradine tipo questa, vedete? Cioè, le stradine, è normale che tirate su delle cacche, delle merde, perché la gente passa e butta giù. Ho sperimentato discriminando e aumentando le varie impostazioni. Voi sapete, l'EDS ha pochissime impostazioni, ne ha due. Quindi questo rende un attimino anche la caccia molto più difficoltosa, ma sì, molto più... può essere anche molto più divertente, come molto più difficoltosa, non agevolata, perché so che appunto ci sono tanti metal detector che hanno i VDI, come si dice, non so, che ti dice qui sotto c'è una moneta ossidata al tot per cento, eccetera eccetera. Vabbè, comunque vado a casa, che sono quasi arrivato alla strada principale. Indubbiamente lì c'è qualcuno fermo, guarda caso. Vabbè, dai, ah no, è uno che sta andando a pisciare. Ci vediamo alla prossima, che sarà domani. Va bene? Va bene o no? Eh?